Benvenuti a Volo on Vrytium. Trasmissione realizzata dall'associazione Volo on Vryt in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino. Benvenuti a Volo on Vryt, in questa nuova puntata si parlerà di scrittura. Con me c'è Raffaella, ciao Raffaella. Ciao a tutti. E Fabio Geda, che è un grandissimo scrittore e non solo, cioè era anche un educatore, un capo scout, gioca nella nazionale dei scrittori. Se giochi ancora a calcio. Gioco ancora, sì, sì. Anche se mi sono rotto il ginocchio 2 anni fa, quindi adesso tipo gioco, no, come sulle uova, perché ho sempre paura, ma per il resto sì, gioco ancora. E viaggio sempre per il mondo per fare comunque del bene insieme ad altre persone, anche per raccontare i suoi libri, cosa ha scritto e cosa scriverà, per raccogliere nuove idee. Assolutamente, io penso che uno debba scrivere ciò che vive, ciò che conosce, quindi per me è fondamentale viaggiare per poter avere nuovo materiale, no? Ma come ti è nata questa tua passione per la scrittura? Cioè, se hai sempre avuta di scrivere storie vere e pensavi da scrivere da sempre tu con queste storie che hai scritto di Enayatollah, oppure... Ma guarda, come funziona? Funziona che io sono sempre stato un appassionato ascoltatore di storie, ok? Fin da bambino ho sempre amato farmi raccontare delle storie e amavo ogni forma di storia, ok? Non soltanto, come dire, i libri letti dai miei genitori magari la sera prima di andare a dormire o letti da me stesso. Il cinema, ovviamente, no? La fotografia, la musica, perché attraverso la musica si raccontano storie, il teatro, no? Eccetera eccetera, e quindi io ho sempre, devo dire, poi cercato di raccontare storie. Da ragazzino ho imparato a suonare la chitarra e cercavo di comporre delle canzoni, ho imparato a fare fotografie. Mi ricordo, con un mio compagno del liceo, avevamo anche fatto una come si chiama, una camera oscura, no? Per riuscire a svilupparcele da soli. A un certo punto ho cominciato a scrivere, visto che amavo anche leggere, fra le altre cose, ho cominciato a scrivere e per lunghissimo tempo ho provato a scrivere dei romanzi, no? Solo che all'epoca i romanzi che cercavo di scrivere erano i romanzi che io leggevo, cioè leggevo un romanzo che amavo e provavo a riscriverlo, e finché non ho incontrato le storie che in qualche modo io ero chiamato a raccontare. Quanti libri hai scritto fino ad oggi? Cosa hai scritto anche in quei libri? Era storie vere oppure storie narrative inventate? Allora, io ho scritto 4 romanzi già pubblicati e un monologo teatrale, e poi ho un 5° romanzo che in realtà ho già scritto, perché esce a maggio, uscirà a maggio per Einaudi, e quindi, come dire, l'ho già scritto, anche se non è ancora pubblicato, però esiste già, per cui posso dire di averlo già scritto, no? E tutti i miei libri partono un po' dalla mia esperienza nel sociale, nel senso che io per 12 anni mi sono occupato di disagio minorile. Come dicevo prima, io credo che uno debba scrivere ciò che sa, no? Debba scrivere ciò che lo appassiona, ciò che in qualche modo lo ossessiona, ok? Uno deve scrivere, deve mettere su carta quel materiale narrativo che dentro di lui è come una specie di magma incandescente. Il mio lavoro era sicuramente un magma incandescente ed è su quello che ho cominciato a fare narrativa. Poi ora però non faccio più l'educatore, quindi le mie storie stanno cambiando. Sono sempre storie un po' di marginalità, no? Però non sono più legate al disagio minorile. Tutti i tuoi libri partono da storie vere oppure c'è qualcuno che parte da una storia inventata, però è preso spunto da un viaggio, da una fantasia? Allora, ce n'è in questo senso un po' di tutti i tipi, nel senso, c'è un libro solo, che è Nel mare ci sono i coccodrilli, che è
una storia vera, completamente. Cioè io ho incontrato Enayatollah Akbari e ho raccontato la sua storia. C'è un libro che è invece L'estate alla fine del secolo, che è a metà completamente inventato e a metà, perché sono due storie che si intrecciano, e a metà una storia quasi vera, nel senso che io ho preso spunto da un racconto di una persona, che se poi volete dopo vi dico. Invece altri due libri, diciamo tre, compreso il prossimo, sono completamente inventati. Dove completamente inventati vuol dire che ci sono pezzi di cose che io ho ascoltato, che mi hanno raccontato, no? Ma che io poi ho legato insieme, un po' come una specie, dico sempre che sono una specie di dottor Frankenstein, no, della letteratura, nel senso che io prendo pezzi di storie e poi le leggo insieme per fare una storia che è completamente nuova, completamente inventata, ma è fortemente radicata nella realtà. Ok, adesso ci ascoltiamo un brano musicale. There is fiction in the space. Ciao a tutti di nuovo, dopo Tracy Chapman siamo di nuovo qui con Fabio Geda e volevamo chiederti ancora qualcosa sempre riguardo ai tuoi primi lavori, primi romanzi. Sappiamo che tu nel 2007 hai scritto Per il resto del viaggio sparato agli indiani. Chiedo scusa se lo diciamo un po' lentamente, ma perché abbiamo l'interprete che ce lo deve tradurre in linguaggio dei segni. E volevamo sapere di che cosa parla questo romanzo. Certo. Di cosa tratta, se anche in questo caso è totalmente una storia vera o ha delle parti comunque inventate o diciamo un canovaccio vero sul quale poi tu hai lavorato, ecco. Ma guarda, allora, Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani, come dicevi tu perfettamente, è il mio primo romanzo ed è uno di quei romanzi Frankenstein, no? Come dicevo prima, quindi è un romanzo che parte dalla mia esperienza come educatore, quindi ci sono pezzi di storie che io ho ascoltato quando facevo l'educatore. Forse, ma che io... Forse anche abbastanza crude come storie, credo. Sono storie ovviamente di sofferenza, certo. Nel senso che, come dire, quando lavori occupandoti di disagio minorile, come nel mio caso, lavorando in una comunità alloggio, quindi certo, dove passano ragazzini, bambini, adolescenti che non possono stare con la propria famiglia perché hanno avuto dei genitori, hanno avuto la sfortuna semplicemente di nascere in famiglie dove i genitori erano genitori fragili. Certo. Non gente cattiva ovviamente, perché uno a volte pensa, no, ah, allora avevi un cattivo genitore, ma cioè, non è il fatto di essere cattivi, il fatto di essere fragili, no? Certo. Magari erano sempre, quasi sempre genitori che volevano bene dell'anima ai loro figli, ma che non avevano gli strumenti, certo, proprio, no? Per occuparsi di un ragazzo che sta crescendo, che ha bisogno di tutta una serie di attenzioni molto specifiche, oltre al fatto che poi molto spesso erano loro stessi già, come dire, già loro arrivavano da famiglie fragili e quindi a loro volta magari erano dipendenti magari un po' dall'alcol oppure no, semplicemente perdevano il lavoro molto spesso, quindi c'erano anche problemi economici. Ora, quindi sì, sono storie sicuramente di sofferenza, ma che poi io ho sempre cercato di raccontare sottolineando la speranza, no? Perché poi almeno è un po' quello che mi interessa, insomma, cioè che esiste la sofferenza mi sembra scontato, sì. Voglio dire, non è che devo arrivare io con un romanzo a dirti che no, ci sono persone che stanno male. Mi interessa capire come all'interno di una situazione di sofferenza uno possa non crollare sotto il peso di quella sofferenza, ma possa continuare a camminare, no, verso, come dire, una luce, no, in fondo al tunnel. Credo che anche, non so, il fatto di poter accompagnare questi genitori che magari da soli, tra virgolette, non ce la fanno, ma essere degli educatori che lavorano nelle comunità alloggio sia comunque molto gratificante, perché tu comunque non separi i figli dai genitori, ma li aiuti in questo lavoro. Sì,
questo è quello che ci diciamo noi, ovviamente. Poi nella pratica la situazione non è esattamente questa, nel senso che poi i genitori invece hanno la percezione, no, che gli vengano presi i figli. Non sempre i genitori sono in grado di capire cosa si sta facendo. E comunque, senti, per ritornare a bomba al libro, che sennò poi divaghiamo troppo, è la storia di un ragazzino romeno che si chiama Emil, che si trova a viaggiare in Europa per cercare suo nonno, che fa l'attore di strada. Quindi è un romanzo di viaggio, sostanzialmente, ed è nato proprio lavorando in comunità. Mi ricordo che io volevo scrivere una storia di quel genere e mi mancava un po' proprio il personaggio, no? È importante, quando stai per scrivere una storia, avere in mente il tuo personaggio proprio anche fisicamente. E un giorno sono andato a prendere ad allenamento di pallone un ragazzo della mia comunità, ho dato un passaggio a un suo compagno di squadra che era un ragazzino romeno, e facendo due chiacchiere con lui ho capito che lui poteva essere il mio personaggio. Poi la storia che io ho raccontato non ha nulla a che fare con la sua storia, ma io nella mia fantasia ho trasformato lui nel mio personaggio. Il tuo personaggio. E con questo libro io ho visto che hai vinto anche parecchi premi, cioè è stato un buon esordio. Bellissimo esordio. È stato un buon esordio, sì, un esordio molto fortunato che mi ha permesso subito di ritagliarmi un po' una mia nicchia di lettori, no? Il mercato editoriale, per dirla, come dire, fra amici è un gran casino, nel senso che vengono pubblicati tipo 60.000 libri all'anno, potete immaginare, quindi far sì che il tuo libro si faccia largo, no, in questa folla di libri, quando non sei ancora conosciuto, è estremamente complicato. Ma questo libro si è ritagliato, non so, la sua piccola fetta, la sua piccola nicchia di lettori, e questo mi ha dato la possibilità subito di provare a scriverne altri e di continuare. Che comunque devo dire che continua, la nicchia continua, perché io faccio parte della nicchia. Grande. Ti seguiamo. No, la nicchia per mia fortuna si è allargata. È vero, hai ragione, si è allargata. Sì. E quindi allora adesso ascoltiamo ancora un po' di musica, così magari poi dopo ci parli di un altro romanzo anche molto interessante, autobiografico, di cui non diciamo ancora nulla, grazie. A dopo. Bentornati. Volevo chiederti, Fabio, visto che hai parlato di Enea Tolla, che ha vinto comunque molti, è stato tradotto in molti paesi il suo libro, per la sua storia che ha fatto, ha vinto anche molti premi, parla soltanto della sua storia oppure da come ha iniziato tutto il viaggio verso l'Italia? Guarda, allora, il libro di cui stai parlando, che è Nel mare ci sono i coccodrilli, è un libro che racconta buona parte della vita di questo ragazzo afghano, ma che si concentra in modo particolare sul suo viaggio, sul viaggio che lui ha fatto per arrivare dall'Afghanistan fino all'Italia. C'è una parte iniziale del libro in cui si racconta un po' la sua vita in Afghanistan prima del viaggio, però alla fin fine i capitoli forti, insomma, lo scheletro del libro, e sono questi 5 anni che lui ha percorso spostandosi tra Afghanistan, Pakistan, Iran, Turchia, Grecia e poi infine in Italia. Come si è sviluppata l'amicizia fra te e Enayat? Guarda, io ed Enayat ci siamo incontrati durante una presentazione del mio primo romanzo, proprio quello di cui si parlava prima. Un giorno mi hanno invitato a presentarlo, e visto che in quel romanzo già io raccontavo la storia di un ragazzino romeno che gira l'Europa per cercare suo nonno, quindi di un ragazzino che viaggia da solo, ok? Avevano invitato lui a fare un po', diciamo, da controcanto, no? Da contraltare a quello che io stavo dicendo, per vedere se la mia storia, che era in buona parte inventata, potesse risuonare, no? Rispecchiarsi nella storia vera di questo ragazzo. E io l'ho incontrato lì,
e siamo diventati subito molto amici, e lui era proprio splendido, e splendido anche soprattutto perché era capace di raccontare, come dicevo prima, una storia molto dolorosa, soffermandosi sugli aspetti di speranza, no, di quella storia, cioè quindi senza mai fare del voyeurismo col dolore, no? O fare della come dire, della pornografia del dolore, no? Come spesso invece accade, no? Quindi senza mettere in scena il dolore, dando per scontato che il dolore ci fosse, vuol dire una persona minimamente intelligente, certo, non ha bisogno che gli venga sottolineata questa cosa, ma invece cercando quegli aspetti che lo hanno mantenuto vivo durante tutti quegli anni. E questo è stato il nostro, quindi il mio tentativo, cioè prendere questo suo sguardo e metterlo, schiaffarlo dentro le pagine di un libro. Anche perché Nel mare ci sono i coccodrilli è un libro di grande speranza, io credo, non soltanto di sofferenza, cioè sì, c'è la sofferenza, ma poi anche questa idea di riuscire finalmente ad arrivare in Italia e ad avere una vita diversa. Ma è un libro di speranza, anzitutto perché è un libro che finisce bene, sì, e purtroppo, certo, queste storie molto spesso finiscono male. Ben sappiamo che, no, insomma, dai, dalle cronache che uno legge, no? Fino, come dire, alla tragedia di ottobre a Lampedusa, queste storie finiscono male. Invece questa è una storia che finisce bene anche dal punto di vista burocratico, nel senso che poi lui in Italia ha ottenuto lo status come rifugiato politico. Lui è qui a Palazzo Nuovo, tra l'altro, è uno studente di Palazzo Nuovo, assolutamente, fa scienze politiche, tra l'altro, quindi magari Simone con tua sorella, e quindi sì, è una storia assolutamente fortunata, certo. Fortunata, e lo dico proprio, come dire, con coscienza, cioè usando la parola fortuna, nel senso che lui si definisce così. Certo. Quando uno gli dice: guarda Ena, tu sei uno troppo, troppo in gamba, no? Perché hai fatto una cosa incredibile. E lui dice: guarda, io sono semplicemente stato molto fortunato, perché di ragazzi in gamba come me, dice lui, ce ne sono tantissimi e tantissimi non ce la fanno. Certo. La prossima domanda infatti riguardava anche l'immigrazione. Cosa ne pensi tu del problema che ha l'Italia riguardo l'immigrazione? Come si può risolvere? Ma allora, come si può risolvere? Ahimè, non lo so. Se lo sapessi, giuro che mi legherei di fronte al Ministero degli Interni e darei qualche buon consiglio. Perché mi sembra che riprende anche un po' il titolo il tuo libro. I coccodrilli sono proprio quelli che attraversano il mare, trasportati sulle barche, no? I coccodrilli nel mio titolo sono un po' la metafora dei pericoli più che delle persone, no? Sì, insomma, persone, nel mare ci sono i coccodrilli. Intendevo le persone che aiutano ad avvenire qua, che sono proprio loro che... I trafficanti, quindi dici. Ah, ma certo, è un'altra, come dire, è una delle dei molti significati che i coccodrilli possono prendere. Comunque, che cosa penso io dell'immigrazione? Ma allora, io parto, come dire, da una questione ideale, ok? Io non accetto l'idea che un uomo possa essere clandestino sulla terra, ok? Io non accetto il fatto che uno possa, da qualche parte del mondo, un essere umano possa essere considerato un clandestino, cioè uno che non ha diritto a vivere in un certo posto, ok? Io parto dall'idea che ognuno di noi dovrebbe poter scegliere il luogo del mondo in cui costruire il proprio progetto di vita. Ovvio che stiamo parlando di utopia in questo momento, ok? Però è importante, come dire, partire, no? Come dire quali sono, no, le basi del ragionamento. Che la mia base del ragionamento è questa: io non accetto il fatto che qualcuno non possa venire, che qualcuno non possa attraversare una frontiera. Ok, perché le frontiere ce le siamo inventati noi. Sì, noi è una casualità il fatto che io sia nato al di qua o al di là di una frontiera. Per me il mondo non deve avere delle frontiere. Poi mi rendo conto che dal punto di vista tecnico, pratico, i flussi migratori in qualche modo devono essere gestiti, perché sennò si crea un gran caos. Sì. Però è ovvio che devono essere gestiti con la consapevolezza che chi ha di più, cioè quel 20% di mondo
che consuma l'80% delle risorse, ok, deve farsi carico del fatto che il resto 80% del mondo, che vive col 20% delle risorse, cercherà di andare da lui. E che è inaccettabile pensare che noi gli si dica no, ok? Oh. Quindi poi le soluzioni quali sono? Ovviamente sono complicatissime, sono di lungo periodo, non c'è una soluzione per cui tu schiocchi le dita e improvvisamente, no? Tutto si è risolto, però ecco, questa è la mia ottica, c'è un mondo in cui chiunque può andare dappertutto e in cui tutti abbiamo un livello di qualità di vita il più simile possibile. Sì, perché poi appunto adesso si comincia proprio a avere questa disparità tra un mondo che ha tutto, che sono appunto il 20% e che consuma tutte le risorse, l'80% del resto che dicono state fuori, non è, esatto. E questa è veramente abbastanza triste. E poi soprattutto l'Italia li accoglie in una maniera adeguata per farli sentire comunque ben accetti? Assolutamente no, l'Italia non li accoglie assolutamente in modo adeguato, alcuni di loro in modo fortuito, spesso come nel caso di Enayatollah, riescono, no, a slittare fra le maglie della burocrazia e a ricostruirsi un'esistenza, una vita, ok? La maggior parte di loro purtroppo no, non vengono accolti in modo adeguato nel momento in cui arrivano sul nostro territorio, pensiamo ai CIE, ok? Uh-huh. Non sono assistiti e non sono accompagnati nel diventare cittadini italiani o nel costruirsi un progetto di vita una volta che sono usciti dai CIE. E questo è qualcosa di cui i nostri politici sono chiamati a rispondere. Sì, perché comunque in Italia è un problema veramente grave da risolvere. Adesso ci ascoltiamo un brano musicale. Ciao a tutti ancora, dopo De Gregori siamo sempre in compagnia di Fabio Geda e volevamo parlare ancora di un altro suo libro, uscito nel 2011, si intitola La bellezza nonostante ed è stato il libro inaugurale, correggimi se sbaglio, della collana Inaudita Big. Credo di sì, credo che sia stato il libro inaugurale, sì. Ed è un racconto in forma di monologo di un maestro che insegna in un carcere minorile, quindi una storia molto particolare. Ma è successo questo, che io collaboro col Salone del Libro di Torino. Sì. E il Salone del Libro di Torino ha un progetto che si chiama Adotta uno scrittore. Cioè tutti gli anni prima del salone loro mandano un po' di scrittori a incontrare solitamente delle classi nelle, certo, scuole, no? Uno scrittore va per tre volte in una stessa classe, fa un percorso con i ragazzi e poi c'è una kermesse finale tutti insieme al salone. Visto che io ho questa deriva verso il sociale, no? Verso la marginalità, dopo aver fatto questa cosa per un anno in una scuola mi sono detto: ma perché non lo facciamo anche in posti, come dire, dove magari è più difficile che si parli di libri, no? Dove è più difficile che arrivi uno scrittore a raccontare di sé. È nata la collaborazione con il Ferrante Porti, sì, il carcere minorile, e io lì ho conosciuto questa persona stupenda che si chiama Mario Tagliani, mm-hmm, e che fa il maestro in carcere proprio al Ferrante Porti dall'inizio degli anni Ottanta. Sì, ho letto infatti che e quindi lui ha visto trasformarsi il Ferrante Porti, no? Da quando all'inizio degli anni Ottanta c'erano soltanto ragazzi italiani, gran parte, ma centinaia, gran parte meridionali, perché erano, ahimè, quindi erano i figli dei nostri migranti, certo, no? Che magari erano venuti dal sud qui a lavorare, magari con 5-6 figli, famiglie numerose, e magari alcuni di questi figli, come dire, un po' si perdevano, certo, per la strada.
fino a quando il carcere si è trasformato al punto che di minori italiani praticamente non ce n'è più stati, perché ormai per i ragazzi italiani, per i minorenni italiani, ci sono quasi sempre soltanto delle pene accessorie, alternative, non accessorie, delle pene alternative come i domiciliari, come le comunità protette, ok? Ed è diventato un luogo in cui, che invece ospita soltanto minori stranieri, no? Anche se ci tengo sempre a dirlo, non perché i minori stranieri delinquono più di quelli italiani, perché sono sempre ancora i minori italiani a delinquere più dei minori stranieri, ma perché per i minori stranieri non ci sono delle pene alternative. Ah, certo. Per molti motivi, per il fatto che non c'è spesso una famiglia a cui far riferimento, no? Un domicilio fisso, ok. Ora, detto questo, io ho incontrato questo maestro e l'idea era provare un po' a raccontare questa storia con una sorta di monologo teatrale, con delle foto e quindi poi l'occasione è arrivata dalla proposta di Transeuropa di trasformare tutto questo in un libro e così è nato La bellezza nonostante. Perché quindi praticamente il monologo si riferisce a questa figura di questo insegnante che ha lavorato per ben 30 anni sì. con queste persone. Sì, 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 assolutamente. E lui, Mario. Quindi il soggetto è l'insegnante del Ferrante a Porti. Sì. Non tu che insegni. No, io assolutamente non c'entro nulla in quel libro lì. Non sono io il protagonista di quel libro. Il protagonista è Mario. È Mario che ti ha dato l'ispirazione. Sì, di anche se poi non è esattamente la storia sua. Io poi l'ho un po' ricicciata, no? Come si suol dire. Però ma è lui che ti ha dato l'ispirazione sì, per fare il libro. Sì, sì, sì. Ma ecco, una cosa che a me mi ha molto stupito leggendolo è questo fattore dell'aggressività, cioè che questi ragazzi tendenzialmente hanno una rabbia, un'aggressività incontrollabile in certi momenti, proprio anche nella vita di tutti i giorni. Beh, non solo quelli, anche i miei ragazzi della comunità erano incredibilmente arrabbiati e quindi ahimè la rabbia diventa aggressività, no? Si trasforma, muta in aggressività molto velocemente. Se nessuno ti ha insegnato, no? a rielaborarla, come dire, a farla a consumarla, a dissiparla in altri modi, l'aggressione, la violenza verbale, fisica e ovviamente, no, la prima forma che la rabbia poi certo. prende, sì. E niente, per il momento vi abbandoniamo di nuovo alla musica e poi ti chiederemo ancora delle tue ultime esperienze, insomma, di questi ultimi mesi. Ok, a dopo. Ben ritrovati qua a Volume Right. Sempre con Fabio Geda, che volevo chiedere in questo momento che attività stai svolgendo dal punto di vista creativo, fisico. Ah, wow, pallone, quindi un po' tutto. Allora, dal punto di vista creativo ho finito da poco il mio nuovo romanzo che uscirà a maggio, come dicevamo, che mi incuriosisce la trama, mi incuriosisce ma non si può dire più che altro è un po' è ancora difficile per me descriverla, nel senso che non mi sono ancora soffermato nel tentativo di riassumerla in breve, perché è molto difficile, no, riassumere, soprattutto certo. quando tu l'hai scritto il libro. Per te è tutto importante, ogni particolare ha un certo. senso, no? Quindi sapere in realtà cosa puoi dire per... Il titolo è... Il titolo è Se la vita che salvi è la tua. Che ha un significato. Che ha un significato molto forte, assolutamente. In realtà posso dire molto rapidamente che la storia di un trentenne italiano non soddisfatto della propria vita... e che si mette in viaggio per tentare un po' di capire chi è lui e per tentare di capire cosa davvero vuole fare nella sua vita. Il fatto che non è proprio, come dire, un viaggio nel senso che lui parte con lo zaino e fa, non è quello il viaggio che lui fa, è un viaggio un po' più caotico e anche per certi versi casuale, nel senso che lui non era così consapevole di
di partire per un viaggio nel momento in cui si mette in viaggio, ecco, diciamo così. No, insomma, sono molto, mi sono molto divertito a scriverlo, ecco, l'importante è quello. Sono molto divertito a scriverlo e quindi, insomma, adesso poi quando uscirà, poi sai, io penso che i libri abbiano davvero una vita propria, no? Sì. Cioè, io finché lo scrivo sono io, no? Il padrone del libro, ok? Nel momento in cui smetto, nel momento in cui faccio l'editing, nel momento in cui va in stampa, non è più una cosa mia. Sì, una cosa che io ho fatto, ma è una cosa che ormai ha una vita indipendente. E alcuni libri hanno più fortuna, altri hanno meno fortuna, alcuni intercettano di più il pubblico, altri di meno, non si può mai sapere. Io dal momento in cui chiudo con un libro solitamente comincio già a pensare a quello dopo, al libro dopo. Infatti un'altra cosa che sto già facendo, in realtà io ho già altri due, un paio di altri progetti per i prossimi libri, e allora sto, no, lentamente cominciando a mettere mano al materiale e via dicendo. Appunto, se sempre ricominciando a scrivere, vuoi scrivere storie vissute oppure storie di persone vere, vere che ti raccontano come è iniziato la loro vita? Guarda, questo libro ad esempio è completamente inventato, proprio completamente inventato. Ho in mente un altro libro che invece, come dire, affonda prepotentemente le proprie radici nella realtà. E contemporaneamente ho in mente un altro libro che invece è completamente, proprio completamente inventato, in un modo che non mi è mai successo di inventare così una storia. Quindi tutti e due, no? Insomma. Ma senti, io questa è proprio una curiosità. Tu quando inizi a scrivere, da come inizi? Nel senso, ci sono alcune persone che dicono parto dai primi capitoli, poi vado avanti a seconda di cosa mi viene in mente, altre che dicono scrivo l'inizio e la fine. Mm. Almeno queste erano le cose che ho O tu parti da c'era una volta. Non credo. No, guarda, anzitutto secondo me ciò che chi non pratica di mestiere la narrazione deve sapere che se si tratta di scrivere romanzi, il momento della scrittura, cioè il momento in cui apro il mio computer, mi metto su Word e comincio a battere sui tasti, è l'ultimo momento di un percorso lunghissimo che non ha nulla a che fare con la scrittura. Certo. Nel senso che ci sono, io spesso impiego 2 anni magari, o 3 anni magari, no, a visualizzare la storia che andrò a raccontare. Certo. E per 2 o 3 anni, mentre faccio altre cose e scrivo altri libri che sono nati precedentemente ancora, certo, io mi porto dentro quella storia lì. Okay? Comincio a elaborarla. E comincio a elaborarla, comincio a cercare il materiale, mi faccio degli appunti, comincio magari a creare una struttura della storia, comincio a visualizzare il mio personaggio, ok? Mm. Arrivare poi a scrivere il romanzo è soltanto l'ultimo momento, è un po' come, lo so, è come la pentola a pressione, quando a un certo punto comincia a fischiare. Sì, sì, va in pressione, okay? Quindi adesso. Ok, il momento della scrittura è il fischio, ok? Prima c'è tutto il momento in cui fai salire la pressione, ok? Tu stavi parlando prima della Colombia e di un progetto importante. Raccontaci di questo grande viaggio, questo grande progetto. Beh, una cosa che mi capita spesso ultimamente, di cui mi sento immensamente fortunato, devo subito dirlo perché è vero, è il fatto di poter viaggiare, viaggiare molto per lavoro. Spesso sono chiamato da, ad esempio, dagli istituti di cultura all'estero, no? Mm-hmm. Italiani all'estero, certo. Che mi chiedono di collaborare su dei progetti. Mi è capitato l'anno scorso, ad aprile, di fare un mese in Colombia, perché l'Istituto di Cultura di Bogotà, diretto da un tipo siciliano meraviglioso che si chiama Angelo Mazzone, uno dei, secondo me, dei migliori direttori di istituto che abbia mai incontrato, ecco, lui mi ha chiesto a me e ad una flautista che si chiama Francesca Canali e insegna flauto traverso al Mozarteum di Salisburgo, di collaborare con loro per un progetto.
che riguardava una fondazione che in Colombia sta cominciando a lavorare con i ragazzi di strada, con la musica classica, usando un po' quello che usando il metodo Abreu, che è un metodo famosissimo inventato da un venezuelano e che ha prodotto centinaia, non lo so, non vorrei dire numeri a caso, di orchestre giovanili anche nelle zone più povere del Venezuela. E che è un progetto meraviglioso, perché ovviamente si tratta di educare alla bellezza attraverso, certo, la musica classica, no? E l'idea che un ragazzino che è nato nel peggio barrio, no? di una città sudamericana possa apprezzare, certo, la musica classica, certo, possa suonare musica classica, no? Poi è ovvio che non farà il musicista classico, no? Ma non è quello l'obiettivo, no? Anche se Gustavo Dudamel, che è attualmente il direttore della Filarmonica di Los Angeles, è un ragazzo di strada venezuelano. Quindi, come dire, è, come dire, no, il più famoso di questi ragazzi che Abreu aveva trovato davvero in mezzo alla strada. Certo. Ok. E quindi noi, il nostro progetto, mio e di Francesca Canali, era seguire una fondazione che sta lavorando in quest'ottica. Ecco Fabio, tu hai dei contatti per cui uno ti può scrivere se ha l'idea di fare anche lui lo scrittore o vuole chiederti consigli? Ma guarda, io ho la pagina Facebook, che non è quella fan, no, dove uno dice mi piace esattamente, ma è quella personale, dove uno se vuole mi segue, se vuole non mi segue, e chiunque può scrivermi in posta privata lì su Facebook, io rispondo sempre a tutti, quindi... Va bene, allora ti ringraziamo veramente molto per essere stato qui con noi oggi e un saluto da me e da Simone. Ciao. E alla prossima settimana con Volon Bright You. Grazie a voi, ciao. Volon Bright ringrazia per la collaborazione la redazione Città Aperta del Comune di Torino.